Buonasera. Io riflettevo sugli interventi che mi hanno preceduto e tutti hanno posto l'accento sull'impegno e sul lavoro. Cioè ogni persona che è venuta qui da fuori, eccetera, ha sempre trovato un luogo ideale per il lavoro. E questo lo confermo, è stato così anche per me. Io per la verità avrei fatto a meno di lavorare, però visto che non c'era niente di meglio da fare qua, ho pensato di studiare e di lavorare. Poi non contento ho fatto studiare gli altri che mi pagavano affinché loro studiassero. Dico, ma è una cosa così strana questa. E l'ho potuto fare perché ho avuto dei collaboratori bravissimi, eccezionali, tutti quanti di Ancona e nelle immediate vicinanze. Quindi questa dimensione del lavoro l'ho trovata sempre un po' angosciante. Noi abbiamo fatto qualcosa come decine di migliaia di corsi. Abbiamo seguito più di 6.000 persone in tutta Italia, ovviamente solo ad Ancona non ci conosceva nessuno perché venivano da tutta Italia le persone. E una volta ho chiesto a questi miei collaboratori, dico, ma come fate a non fare una volta ritardo? E questi mi hanno risposto, ma basta partire prima. Quindi per me questa dimensione di estrema produttività, di rigore, di sobrietà, di correttezza, di mantenere sempre la parola data, mi suscitava un po' di sorpresa, un po' di disagio. Quando con mio figlio sono andato le prime volte a fare le vaccinazioni a Viale della Vittoria, sono arrivato, non c'era nessuno. Dico, boh, avevo sbagliato. No, quindi stavano proprio aspettando noi in quel momento lì a colorare. Dico, ma è incredibile. Davanti alle poste allora c'erano tutte macchine parcheggiate con gli steli dentro. Dico, ma questi lasciano gli steli dentro con le macchine aperte. Dico, ma... Ricordavo che a suo tempo me ne avevano rubati 56, ero fatto il conto di quelli che me ne avevano rubati. C'è qualcosa veramente di anomalo. E l'anomalia è proprio questa, è proprio questa dimensione unidirezionale che è solo legata al lavoro. L'ancoretano si realizza nel lavoro. Qui spesso c'è una sorta di tristezza proprio che pervade e io quelle sere in cui ho coniato, girando per Ancona, pensato a questa città come alla periferia di una città che non esiste, ho pensato che l'unico faro di riferimento nella notte era lo stoccafisso di Bevereri. Andavo da Bevereri, prendevo, e la prima volta che sono andato a Bevereri ho visto in questa teglia questo stoccafisso che doveva essere da asporto, ma io ho visto questa composizione geometrica, il pomodoro perfettamente, quel giallo oro. Dico, ma no, ma tu non puoi togliere questa cosa e metterla in una teglia, quella deve rimanere là. Allora la moglie esce da quel, dietro questo posto di vapori, guarda tutto insospettita perché questo è uno che se lo frega la teglia, sicuro. Allora io dico, ma no, perché questo è un quadro, un dipinto, questa è la cornice, lei non può guardare un dipinto senza la cornice. Dico, questo è pure matto, quindi è anche più pericoloso. Dice, ma meglio che glielo dà, morto, sto capisco. E da allora sono ritornato e la moglie è continuata a dire così. E no, a lui gli piace guardare il quadro e quindi va sempre mandato. Insomma, concludo un po' diciamo, con l'amarezza diciamo, che questa città non tiene in debito conto anche il valore e la riflessione della parola. Non è un caso che il famoso Barigello diceva a discorrere non è fatica, quindi la parola è inutile. E la parola che viene in tutti noi, anche adesso, in questo momento, dopo tutti questi susseguirsi interventi, è l'unica parola veramente musicale che io ho sempre trovato nella cultura anconetana, che viene dispensata in maniera generosa quando le persone dicono cose che sono sostanzialmente inutili perché non sono concrete, non sono tangibili, e allora o pensano o ti dicono direttamente, oh, ma te vai a badare. Ed è, se volete, questo un po' riassume anche il nostro carattere.